allora andiamo a finire. Io vorrei finire rapidamente ricordandovi come è facile che il passato ci sorprenda e che quindi noi siamo costretti a scoprire che la nostra visione del passato in realtà era tutta sbagliata. Succede continuamente e può succedere per mille motivi. Per tanto tempo gli storici, per esempio, facendo la storia degli ebrei, hanno raccontato del grande regno di Israele che mille anni prima di Cristo esisteva in Palestina, un grande potente regno con una grande città come capitale, Gerusalemme, grandiosi edifici, il Tempio di Salomone, i suoi gloriosi re Davide, Salomone. Gli storici raccontavano questo perché le uniche fonti che avevamo erano i racconti dell'Antico Testamento. Poi gli archeologi israeliani hanno cominciato a scavare alla ricerca di questo grande regno e della sua grande capitale. Hanno cominciato a scavare, hanno continuato a scavare. Dopo un po' hanno cominciato a dirsi, ma sai che qui non viene mica fuori niente? Veramente siamo arrivati allo strato di mille anni fa. Non c'era niente. Qualche focolare di nomadi. Dopo un po' gli storici e gli archeologi israeliani hanno cominciato a dirlo, che loro stavano trovando questo. Ovviamente i politici israeliani non sono stati contenti. E neanche l'opinione pubblica. Ma, e va detto a imperituro onore degli archeologi israeliani, gli archeologi israeliani sono andati avanti e hanno dimostrato che il grande regno di Israele mille anni prima di Cristo non è mai esistito. Non c'era Gerusalemme, non c'era il Tempio di Salomone, non c'era niente, solo dei nomadi che vagavano nella steppa. Poi le cose cambiano quando ci rendiamo conto che noi siamo vittima di un'interpretazione faziosa. Pensate a Nerone. Nerone è per definizione un cattivissimo imperatore. Poi uno va a vedere e si rende conto che ce l'hanno raccontato così i suoi nemici politici. Però questa cosa è difficilissimo farla passare nella coscienza comune. Ancora oggi, ogni nuovo libro su Nerone che esce, dice, come è ovvio, Nerone è stato calunniato. Abbiamo motivo di credere che fosse un imperatore che ha fatto una politica democratica, ridotto le tasse, combattuto la Confindustria, che era il Senato, si chiamava il Senato all'epoca la Confindustria, e quindi gli hanno fatto la pelle e poi hanno scritto delle opere per dire che Nerone era molto cattivo. Ogni volta che esce un libro su Nerone racconta queste cose, i giornali ne parlano. Titolo, nuova interpretazione di Nerone. In realtà il primo libro che è uscito su Nerone dicendo guardate che Nerone è stato calunniato, è opera di un umanista italiano del 1500. Ciò nonostante, per noi Nerone è ancora per definizione il cattivo. E poi succede che cambia l'interpretazione della storia perché cambiano i valori. E allora inevitabilmente, anche se uno si sforza di non giudicare, però comunque, e devi combattere questa tendenza, questa tentazione, però un po' c'è. La scoperta dell'America. Vabbè, Benigni e Troisi nel film correvano dietro a Colombo per dirgli non parta, non parta. Ma in generale tutti hanno sempre dato per scontato che la scoperta dell'America da parte di Colombo è stata una grande cosa. E la successiva conquista dell'America da parte appunto dei conquistadores per secoli è stata raccontata come una grande epopea, una delle grandi avventure nella storia dell'umanità, con eroi come Cortés o Pissarro che in pochi conquistavano interi imperi. Come sapete, da un po' di tempo il vento è cambiato. E anche se non tutti magari sono d'accordo, però sicuramente oggi chi racconta queste cose è più probabile che racconti che la scoperta e conquista dell'America da parte degli europei è stata una delle grandi tragedie della storia umana. E allora ecco, vedete in che groviglio di contraddizioni siamo prigionieri e mi ci sono imprigionato anche io adesso. Il passato è solido come una roccia o scappa da tutte le parti?